chiamare, diciamo, in tre turni. E quindi prima avere con noi Giorgio Diritti, che abbiamo già salutato, poi dopo il direttore Farinelli e poi l'Associazione Culturale Chinodromo, che presenterà dopo una sua rielaborazione, insomma, sugli ultimi anni del cinema civile e democratico. Bene, sono presenti in sala anche i familiari di Gina Agostini, le figlie e la nipote. Io vorrei applaudirle calorosamente, non solo perché seguono il suo lavoro, ma anche perché in questo modo approviamo una persona che davvero, insomma, ogni volta che ognuno di noi in modi diversi ha potuto incontrare, ci ha lasciato un segno profondo. Cristina Brega. Io sono molto contenta di poter questa sera ricordare Gino Agostini, perché abbiamo avuto una collaborazione che è durata 15 anni. Lui ha avuto l'idea di coinvolgere l'università in un'attività che era rivolta agli studenti e che aveva preso il nome di Film, Storia, Memoria, e abbiamo iniziato proprio il primo anno con una serie di film sulla Resistenza. E abbiamo continuato questa collaborazione trovando appunto ogni anno un argomento diverso sul concetto di cinema e democrazia, o comunque cinema di impegno civile. E quando lui è morto noi abbiamo continuato per un po' di tempo, ma poi abbiamo dovuto abbandonare per dei mutamenti intervenuti direttamente dentro l'università. Ecco, io vi voglio ricordare il suo entusiasmo, il suo anticonformismo e questa capacità di raccontare ai giovani che cosa era stata veramente la Resistenza, senza la retorica che invece aveva accompagnava tutta, ormai si dice, lo storytelling sulla Resistenza. Ed era per noi una fonte di anche di un appoggio di fronte alle disillusioni che inevitabilmente anche la vita universitaria. Voglio ricordare che ebbe lui l'idea, e fu il primo a Bologna, di offrire agli studenti, di fare un accordo con l'università, che non fu semplice proprio per motivi burocratici, ma gli studenti potevano andare al cinema con una riduzione in quasi tutti i giorni della settimana, e fu un'idea di Gino. Gino era un grande innovatore e come sotto questa veste lo voglio ricordare. Io chiamo qui sul palco Giorgio Diritti, credo che tutti voi ricordiate il film L'uomo che verrà, che peraltro è stato trasmesso ieri sera, mi sembra, e su appunto la strage di Marzabotto. Ma io voglio ricordare anche Il vento fa il suo giro del 2005, che è una storia ambientata in una parte di una regione italiana che fa parte di una regione invece franco-italiana, che è l'Occitania, che ha tutte delle caratteristiche particolari, e Il vento fa il suo giro è una storia basata sui silenzi, che credo sia una delle componenti stilistiche del film, del cinema di Giorgio Diritti. E l'ultimo film è Un giorno devi andare, del 2013, ma l'ultimissima opera è anche un romanzo, no? Noi due. E io ho apprezzato molto questa capacità di raccontare la storia di due giovani che abbandonano una città come L'Aquila, dove non succede nulla, no? Nel senso che ci dovrebbe essere una ricostruzione che invece non inizia, per affrontare delle cose. E in una intervista
lei ha parlato appunto di risolvere i problemi sociali mettendosi insieme, e credo che questa sia una delle grandi proprio dei punti centrali della nostra società, forse non si realizza, che invece dovrebbe puntare proprio su questo. Quindi un cinema civile, perché poi un giorno devi andare, il racconto di una ragazza che parte e che va in Brasile, di una giovane più che una ragazza che va in Brasile, e che per aiutare appunto i poveri delle favelas. Ecco, un cinema civile, come è arrivato al cinema civile? Beh, innanzitutto buonasera, grazie molto di questo invito in questa giornata che sento importantissima. Che per fortuna riesce a unire in un sentimento comune, credo, gran parte dell'Italia. Potrei dire che perché cinema civile? Perché c'è una parte d'Italia che invece non ha questo sentimento comune. E io forse un po' così utopisticamente o coraggiosamente o come vogliamo inconsciamente, ritengo che il lavoro che svolgo, che ho il privilegio e la fortuna di fare, perché comunque è un lavoro molto bello, abbia un senso maggiore in quella direzione lì. Cioè, se fare cinema, raccontare storie, diventa un'occasione, uno specchio per la società, per interrogarsi, per capire i limiti che ha, per guardare le cose secondo un preciso punto di vista, e quindi sulla base di questo magari per riuscire anche a migliorare. Poi nell'ambito della vicenda di Montesole c'è sicuramente anche una forte componente di memoria, perché credo che l'affresco che si racconta soprattutto prima dell'evento tragico, diciamo, di chiusura, è anche una memoria della dimensione dell'Italia di quegli anni, quindi un patrimonio culturale, storico, umano, che ci ripropone non solo, vorrei dire, la quotidianità dei gesti, del cibo, dell'essere contadini, ma anche un senso di famiglia, di comunità, di società, che io credo sia molto importante tenere proprio nella memoria e tramandare alle future generazioni. Quindi una memoria non retorica, ma vorrei dire attiva, no? In fondo oggi poi in particolare la dimensione di questa giornata ci spinge, secondo me, non solo a ricordare, ma a camminare, cioè a fare, ad agire, ad essere comunque sempre protagonisti di un meccanismo ancora di liberazione, perché la libertà che abbiamo costruito, o meglio che hanno costruito i nostri padri per lo più ormai in quegli anni, va difesa giorno per giorno, e soprattutto va difesa, secondo me, di quelli che sono gli aspetti anche culturali, cioè il pensiero è un pensiero distorto e ciò che fa nascere la discriminazione. Dalla discriminazione nasce un percorso pericolosissimo, e purtroppo la cronaca di questi giorni ci sta dimostrando che la tentazione di pensare che gli altri sono una cosa diversa, che sono, non diciamo subumani, ma quasi, che sono sì uomini, ma relativamente, che noi siamo più uomini di loro, questa sensazione galleggia, fa parte dei dibattiti televisivi, la incontri ogni giorno e contagia purtroppo. Sì, credo che questo sia, non a caso si parla di dibattiti televisivi, perché credo che in questo un forte contributo negativo sia stato dato proprio dalla diffusione di certe idee. Io mi ricordo che ormai sono vecchia, quindi parecchi anni fa non si pensava neanche, non si usava neanche pensare certe cose che oggi vengono dette.
Sì, ci sarebbe stata vergogna. Sì. Ma vergogna che non è una questione, secondo me, politica, è questione di dignità umana, ecco, di moralità. E di moralità. Il famoso collegamento a quella che era il senso della società di un tempo, in questo in alcuni casi ci aiuta a ritrovare una dimensione di rispetto, ecco, io spero. Quindi un cinema, secondo me, doppiamente civile, no? Nel senso appunto di impegno, ma soprattutto anche di un messaggio che viene inviato e compreso, secondo me, dallo spettatore. Ma spero, me lo auguro. Poi, come dicevo, ogni film, ogni storia è uno specchio, quindi un'occasione per lasciare poi allo spettatore il peso delle scelte, delle valutazioni, dell'approfondimento. Lo sforzo che ho cercato di fare nelle storie che ho raccontato è stato anche di passare dalle emozioni, cioè sovente noi abbiamo, anzi esiste una straordinaria documentazione, in particolare del periodo, diciamo, della resistenza, con testimonianze e anche con materiali del repertorio veramente bellissimi, però certe volte in questo lo spettatore rimane, vorrei dire, distante dallo schermo, ecco, la scommessa che ho cercato di realizzare, in particolare con l'Ompe Verrà, è di far sì che lo spettatore si senta parte di quella famiglia lì, che sia uno zio di Martina che non si vede, ma è che lì in quella corte, in quell'aria, no? E quindi in questo è inevitabile che dopo un po' avvenga un forte coinvolgimento emotivo, perché se le emozioni ci segnano, forse qualcosa impariamo. Questa è un po' l'intenzione, insomma. C'è il romanzo, no? Che si intitola appunto Noi Due, che è edito da Rizzoli. Ecco, perché Due Giovani? C'è una domanda, è assolutamente così lasciata nel coso, in realtà, per una che fa il mio mestiere. C'è già. Ma forse è meglio spiegare. Due giovani perché comunque innanzitutto in loro dovrebbe essere il futuro, il presente, ma soprattutto il futuro. E la sensazione in questi anni di mie peregrinazioni per l'Italia, sia per lavoro, per varie cose, mi ha portato sempre ad incontrare un senso di rassegnazione da parte dei giovani, un senso di smarrimento, un senso di sfiducia, in alcuni casi di angoscia. E quindi ho voluto prendere il testimone, no, della loro dimensione, e ho pensato che la cosa più interessante era nel creare di nuovo un parallelo, diciamo così, con quella che è la realtà forse anche di anni fa, e cioè di una emigrazione che parte dal sud verso il nord ancora una volta, che parte da un terremoto che è contemporaneamente simbolico, diciamo così, perché è segno di una devastazione reale del sud, di un grande problema, ma che ahimè è anche una cicatrice ancora aperta molto, dove nel seno terremoto la necessità di andare via diventa impellente, dove l'evento diventa scatenante di due percorsi diversi. I due protagonisti sono lanciati, diciamo, in due strade affini a quelle che sono le caratteristiche della loro formazione, dei loro studi, perché Carlo viene a Bologna, anzi nella provincia bolognese, è un architetto specializzato anche in design creativo, eccetera, e andrà a lavorare in una fabbrica di biancheria intima, e per noi bolognesi il link automatico è su una famosa azienda di Castinaso di vicino, mentre Alice va a Genova nel centro storico. Carlo ha uno stipendio subito interessante perché entra in un meccanismo produttivo, diciamo, tradizionale, che è quello comunque, diciamo, del business, della vendita, del commercio, potrei dire del consumismo, no?
Lei invece va in una comunità alloggio, in una casa famiglia nel centro storico di Genova, con una piccola borsa di studio di 400-500 euro, dove lavora 18-24 ore al giorno, incontrando una realtà multietnica, incontrando la strada, incontrando dei ragazzi che sono fortemente grandi per certe cose, ma anche totalmente sprovveduti nel senso psicologico normale del termine, però che sono, non so come dire, anche loro un altro futuro. Il percorso dei due, che è anche un percorso affettivo, probabilmente di relazione, la separazione li porta a crescere, a differenziarsi, a conoscersi, eccetera, ma ci dà anche uno specchio sotto traccia appunto di due mondi, che certe volte non si parlano. E il mondo dove arrivano le risorse economiche è quello, io dico, finto. Finto nel senso che sì, per carità, il mondo, diciamo, del commercio, dell'industria, della produzione è fondamentale per la sopravvivenza, ma rischia di essere un meccanismo che si autoalimenta e va avanti non preoccupandosi mai del valore e della qualità della vita. Invece Alice lavora fortemente in una realtà in cui la qualità della vita, del futuro, è tutto. Sotto traccia, non c'è il romanzo, lo dico qui, ma nella mia sensazione e intenzione c'è anche il pensiero di dire forse noi non stiamo seminando sul futuro, perché lì dove c'è bisogno di costruire, nell'ambito dei giorni, nell'ambito delle difficoltà, non investiamo, non diamo energia, da moltissimo volontariato, ma dal punto di vista generale, proprio di concezione di società, consideriamo già quello uno scatto, invece quello dovrebbe essere il terreno in cui seminare di più, forse. Perché se si vuole un'evoluzione della società in positivo, a mio avviso è lì che dobbiamo lavorare, sui giovani, sui minori, cercando di dare loro fiducia anche rispetto a un futuro e non solo una dimensione di castrazione come quella che io raccolgo in questi. Sì, anche se io vivendo in mezzo ai giovani, evidentemente appunto sono di questa idea, e credo che da un lato c'è questa rassegnazione, però c'è anche forse in pochi, ma quei pochi hanno una forza e anche una capacità di comprendere le cose e di entusiasmo. C'è chi lavora ad esempio nel volontariato e io sono sempre stupita dalla serenità che emana. Una giornata di quel genere non è una giornata semplice, non è una giornata facile, eppure ci sono loro vite, molti che hanno invece questa capacità di poi trasmettere quell'entusiasmo che probabilmente hanno gestito per tutta la giornata. Sì, no, hai ragione. Adesso forse nel mio racconto ho dato una sensazione un po' generalista. La dimensione di cui ricordi è fondamentale. Alice è una di questi, con tutta la sua energia e oltre, vorrei dire, tutte le difficoltà che può avere, oltre appunto lo scarso stipendio, oltre lo sradicamento, è una persona che si mette in gioco realmente, non solo, che ha una grande energia. Poi qui ci sarebbe anche da fare un'analisi su come nella società in generale, ma questo ce lo insegna la natura, le forze migliori sono quelle giovani, e su di loro noi dovremo sicuramente buttare gran parte delle nostre risorse. Invece ci troviamo in una condizione in cui sono, ahimè, spesso senza possibilità di collocazione, vanno all'estero, insomma, sappiamo, sono cose, ahimè, a cui ci siamo anche abituati, no? E questa è una delle cose che a mio avviso un po' ci frega in questi nostri tempi, cioè che ci abituiamo alle cose che non vanno bene.
forse il richiamo alla resistenza da questo punto di vista è proprio anche lo svegliare il nostro sentimento e non avere così un adeguamento, non alzare le spalle basta, ma sentire dentro. E secondo me bisogna trasmettere ai giovani anche questa idea della rivolta, perché molto spesso sono appunto rassegnati e incapaci anche di pensare che forse siamo noi che non siamo in grado di aiutarli, non lo so, ma... C'è qui le componenti forse sono tante, c'è anche comunque un problema a mio avviso di educazione, e quando dico educazione intendo dire che comunque le generazioni oggi dei trentenni, forse ancora più di quelle dei ventenni, sono cresciuti in una dimensione di televisione dominante che offriva loro degli stereotipi, che offriva loro degli schemi, che sostituiva spesso i genitori. Ecco, una delle cose che a mio avviso le nostre generazioni hanno un po' sbagliato è quella di aver spesso delegato o aver fruito di tutto ciò che offriva la televisione come se fosse la cosa migliore del mondo, quasi. E anche in questo, tornando un attimo al cinema, il cinema è stato un po' alla volta marginalizzato, anche perché appunto intanto ha offerto con degli attori, autori importanti, l'occasione di pensare, quindi è sempre stato un po' così, non dico osteggiato, fare dei film diciamo a taglio un po' più autoriale o che hanno come contenuto una forte diciamo tensione sociale, adesso è molto molto difficile, molto. Cioè vengono già considerati cinema film di nicchia, cioè ma già in partenza. C'è questa cosa qui, allora su questo c'è proprio anche da intendersi, ma la società di che cosa ha bisogno? Di qualcosa che gli serva a crescere o di qualcosa che rimbecillisca? Non sto qui a citare Pasolini, cioè, molti ci hanno raccontato in passato come sarebbe andata a finire e oggi purtroppo stiamo vedendo che è andata proprio così e che siamo in una dimensione in cui non c'è a cuore, secondo me, veramente la crescita dal punto di vista sociale, umano, degli uomini nel modo migliore. Cioè sarebbe bello che ognuno di noi sentisse che i figli, gli amici dei figli, i nipoti, quello che sono nella condizione di avere quanto di meglio per poter crescere ed essere persone giuste, sagge, vorrei dire rispettose degli altri, anche poi tecnologicamente o artisticamente capaci, no? Ecco, tutto questo non si sente nell'aria, no? Perché comunque credo che la forza invasiva del consumismo che trasforma la felicità in oggetti alla fine diventa prevalente e la subiamo quasi, quasi inconsciamente, anzi probabilmente spesso inconsciamente, ma alla fine siamo anche noi in quel carrozzone lì, in questa grande confusione, come un grande rumore dove se c'è una nota giusta poi non si riesce a riconoscere. Io sono convinto che ci sono dei giovani che potrebbero fare dei film straordinari, ma certe volte li incontro anche, dopo 2-3 anni vedo che hanno fatto una commediola stupidina, perché comunque per i meccanismi finanziari, l'opera prima e altre cose, e nel desiderio di emergere trovano uno spazio, fanno qualcosa che però diventa insipido, quando magari io ho letto dei progetti loro che avevano qualcosa di più interessante. Ci proiettiamo un attimo nel futuro, cioè il film che stai preparando, che è tratto da un romanzo di Seminatore, che forse non è uno di quei romanzi conosciutissimi, ma no, che ha invece una grande cosa di Mario Cavatore, che è Cuneo, forse questa proiezione verso... No, da spiegare si può dire che da cosa nasce cosa, molto semplicemente, dalle relazioni, dalle conoscenze, dai rapporti.
poi succede anche che qualcosa di non molto conosciuto arriva tra le tue mani e capisci che è qualcosa di importante. Perché poi c'è anche l'altro documentario molto bello, Piazzati, del 2008, sì. Sempre in quelle zone, sì. Perché poi incontri luoghi, poi sicuramente diciamo il mio legame con le terre del Cuneese eccetera è diventato molto forte, ho anche aperto una scuola di cinema lassù, un po' singolare, cioè non, legata al contenuto e non alla tecnica, cose di questo tipo. Perché evidentemente, come dicevo, la condivisione, il forte legame che si è creato in relazione dentro il nostro giro ha poi smosso le altre energie. E tra queste appunto questo romanzo che mi è capitato tra le mani e di cui ho detto subito, qui si parla di qualcosa di importante e quindi voglio che si faccia un film. Poi è molto difficile, nel senso che il romanzo è multiplo, parla di più personaggi, insomma, però tocca qualcosa di significativo e importante dal punto di vista etico, perché ancora una volta richiama, ancora una volta lo dico nel senso che bisogna anche insistere su questo, ci fa riflettere su due cose a mio avviso. Uno è appunto il discorso di identità umana, e cioè su come ogni persona è, a prescindere da razza, religione, luogo di nascita, fa un'identità, un valore pari a quello di chiunque altro, con, se vogliamo, talenti, specificità diverse, ma è qualcosa di prezioso. E purtroppo nell'epoca del nazismo e anche precedentemente invece si era diffusa culturalmente in Europa la sensazione che comunque la razza umana fosse difettosa. E sulla base di questo poi Hitler ha cavalcato più di altri questa cosa in una, come dire, esasperazione che ben conosciamo con tutto quanto è successo ad Ebrei, l'Olocausto eccetera, o con la Action T4, non so se conoscete alcuni di voi forse eccetera, perché anche questa è una cosa un po' più nascosta. Parallelamente all'Olocausto degli Ebrei, a un certo punto i nazisti hanno deciso che per sempre le leggi, o meglio l'intenzione di fare dell'eugenetica il senso dell'ideologia nazista, tutte le persone che erano disabili, malate, deformate, che avevano dei problemi mentali eccetera, venivano prese le famiglie, così. Tra l'altro c'è una propaganda, ci sono dei film di propaganda incredibili in questo senso, pesantissimi, no? Dove a un certo punto si vedono questi genitori che chiedono agli infermieri e ai medici di sopprimere il figlio perché non può vivere un bambino cieco. Ecco, questo per darvi l'idea di come il problema dell'eugenetica che il nazismo ha, diciamo, gonfiato, ha interpretato con grande enfasi. In realtà poi sottobosco io ho scoperto che è una cosa che è stata, secondo modalità differenti, una bandiera forte anche per gli Stati Uniti, per la Svezia, per la Danimarca, per la Norvegia, che con nonchalance hanno fatto delle operazioni di, tra virgolette, pulizia etnica. E anche in Svizzera, dove appunto io parto con la mia storia, che si sviluppa tra Svizzera e Italia. Non anticipiamo altro. Non posso parlare per l'Italia. Va bene. Allora. Rispetto al nuovo film, insomma, anche perché lo sto ancora scrivendo, insomma, siamo in una fase ancora di elaborazione. Allora ci diamo appuntamento quando il film è pronto, e un argomento, da quello che ho letto, riconoscendo un po' il romanzo, credo che ci sarà molto da discutere, no? E ancora una volta questi tempi a ritrovare. Scusa, ti ho interrotto, no? No, voglio dire che i tempi, tra l'altro è curioso che uno
prende a cuore queste cose e poi si accorge che i tempi in cui sta vivendo diventano fortemente diciamo indicatori di una mentalità, di una dimensione di atteggiamento in cui quelle storie lì sembrano ancora riproporsi. Sì, siamo alla fine degli anni 20, quindi dovrebbero essere passati tanti anni e anche tantissime idee. L'uomo non ce la fa, su certe cose proprio fa fatica. Ogni tanto penso che siamo stati straordinari, siamo qui a parlare con dei microfoni e non con a urlare, no? Come pensa cent'anni fa, abbiamo dovuto urlare per farci sentire. Siamo qui e ci arriva una telefonata dall'altra parte del mondo, un messaggino, WhatsApp, internet, qualcuno può consultare le foto, cioè è straordinario, ma poi sulla dimensione delle relazioni vere, sul valore dell'uomo, sull'affettività, su altre, cioè siamo ancora un po' bestie, mi viene a dire così. Poi siamo, lo siamo anche, però preferisco quella parte di noi, diciamo, di animalità che sa essere gioiosamente parte della natura e non che si erige su qualcos'altro. Bene. Cedo. Grazie. Sì, ho una 10 minuti di una lunghissima intervista fatta all'inizio del secolo a Gino Agostini, che dura appunto 10 minuti e che magari dico due parole su Gino e poi lo facciamo parlare perché ho isolato, sono un'intervista di due ore, ho isolato la parte nella quale racconta la sua giovinezza e la guerra e quando parte per andare in montagna e poi un 4 minuti dove racconta la difesa delle sale e l'acquisto dell'odio nella nascita della prima multisala di città italiana. E quando nel 2004 Angelo Guglielmi volle organizzare una serata in onore di Gino Agostini e di Egidio Errani, disse che quando lui li aveva conosciuti a Roma, li aveva conosciuti quando era stato presidente del Luce ed era nato il circuito cinema, di cui il circuito cinema a Bologna era parte molto rilevante, diceva Guglielmi che lui aveva pensato che questi due personaggi, uno alto e forte, l'altro piccolo e minuto, uno dotato di un'umanità strabordante che non conosceva limiti, l'altro tutto molto misurato e dedito alla sua collezione filatelica, ecco, avevo immaginato che fossero non due personaggi della realtà, ma due personaggi dei grandi romanzi russi. E in effetti Gino Agostini era veramente un personaggio unico e penso di, quando penso a lui, penso di essere stato molto fortunato ad averlo conosciuto ed è stato sicuramente uno dei grandi incontri della mia vita. Questa foto che vedete è una foto di scena perché Gino Agostini appare in diversi film. Questo è Una bella grinta, un film girato da Giuliano Montaldo. Alcuni aspetti della sua personalità, ecco, vedete come con questo sorriso, come guarda quasi a sfidare Renato Salvatori. Non essendo un
un professionista del cinema, non essendo un attore navigato, beh, vi assicuro che non è comune che un figurante alla sua prima prova sul set abbia questa dimestichezza, questa naturalezza, perché lui qui interpreta veramente il suo personaggio, così forte, così allegro, così pieno di coraggio. Ed è molto giusto quando tu hai ricordato che Gino Agostini era un grande innovatore ed era un grande anticonformista. E quando prima Giorgio De Vitti parlava di come ci manchi oggi il fare e l'agire per costruire e per costruire il nostro futuro, ecco, Gino Agostini era esattamente questa cosa, era un lavoratore straordinario che non costruiva per sé, costruiva per un futuro migliore. Era un uomo di straordinaria intelligenza, di grande intraprendenza, ma soprattutto era un uomo animato da una che era veramente l'aspetto primario del suo agire, da una grande moralità, con una forte devozione all'idea di una società più giusta. Ecco. E tutti i giorni Gino Agostini andava a lavorare per costruire una società più giusta, animato da una passione travolgente e contagiosa, perché tra me e Agostini c'erano 43 anni di differenza, e la prima volta che ho parlato con lui Agostini ti dava del tu, ti guardava negli occhi e di colpo ti faceva sentire come lui, ecco, non c'era nessuna distanza, non faceva mai pesare le cose straordinarie che aveva fatto, ecco, che fosse un gigante del cinema italiano, un uomo di grande umiltà. Nello stesso tempo era un uomo giovanissimo, ecco, non c'era mai distanza d'età, era un perenne ragazzo che guardava sempre davanti a sé, sempre con un'energia, con una forza, con un desiderio di costruire delle cose giuste e diverse. E molto importante questo tema dell'anticonformismo, no? Perché si possono costruire anche cose orribili, in una vita si possono costruire tante cose. Ecco, e molto rapidamente ricordo l'agire di Gino Agostini, che subito dopo la guerra si trova a dirigere, a gestire il Teatro Rossini di Lugo, dove venivano messe in scena le grandi opere, ma si proiettavano anche molti film. Da lì si sposta a Bologna alla testa del Cretsch, il consorzio che ancora oggi lavora alla programmazione del cinema nella regione, e l'avventura condivisa con Egidio Errani, e negli anni 60 la creazione del CIDIF, il consorzio italiano distributori indipendenti. Negli anni 60 i distributori hanno in Italia un ruolo chiave nella produzione, perché non esiste ancora la televisione, quindi non esiste ancora la televisione che produce, voglio dire, quindi il preacquisto per i produttori può venire solo dalle sale cinematografiche. E quindi il consorzio di Agostini e Errani diventa un interlocutore molto importante per il cinema differente italiano, quindi per Paolo Vittorio Taviani, per Valentino Orsini, per Giuliano Montaldo, per Pasolini, e sono tra i coproduttori di Una bella grinta, Il fuorilegge del matrimonio, L'agnese va a morire, Corbari, Sette fratelli cervi, Uccellacci uccellini. E qui sta tutta l'abilità e l'intelligenza di Agostini, accanto a questo cinema d'autore, capisce che
si possono giocare delle carte importanti anche sul cinema popolare. E quello che farà la fortuna del CIDIF, che poi gli consentirà di produrre molti altri film d'autore, è proprio la serie, la chiamavano Trinità, quindi la parodia del western all'italiana, diretti da Enzo Verboni, che sono un successo planetario. Da lì, soprattutto tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, Agostini gioca un ruolo molto importante a livello nazionale, è tra i coproduttori, per esempio, dei primi Moretti, di Cebombo, di Bianca, e proprio Nanni Moretti ha ricordato la settimana scorsa, presentando il suo film All'Odeon, come Bianca sia stato presentato la prima settimana solo all'Odeon perché non si trovavano sale in Italia che volessero rischiare di programmare un film così, così particolare. E poi grandi accordi internazionali, distribuisce in Italia i film della Cannon, i film di Golan e di Globus, distribuisce in Italia Il ritorno a 007 di Sean Connery, quindi Mai dire mai, ed è nella parte finale della sua vita è il lavoro sull'esercizio, quindi diventa direttamente esercente, con questa idea geniale delle multisale di città, con l'Odeon e con il Rialto. Multisala che poi consentono anche tutta la riqualificazione di un intero quartiere. Ecco, la tutela degli esercizi è proprio, credo, la sua battaglia finale, che è una battaglia, come dire, ancora molto, molto importante oggi, perché la vita del cinema in Italia, anche grazie a delle leggi sciagurate, anche leggi purtroppo votate dalla sinistra, la situazione degli esercizi cinematografici oggi in Italia è estremamente a rischio, e a Bologna siamo molto fortunati perché nel sud dell'Italia, per esempio, le sale di città sono praticamente scomparse. Ecco, la tutela degli esercizi come strumento di diffusione del cinema sul territorio e per il territorio fu una missione nella quale Gino Agostini ha creduto profondamente e fino agli ultimi giorni della sua vita fu presidente dell'AGIS di Bologna. Ecco, per concludere voglio ricordare che Agostini è stato anche tra i primi partecipanti alla Commissione Cinema del Comune di Bologna dalla sua fondazione, cioè dal 1962, e quindi fa parte di quel gruppo di intellettuali, organizzatori, esercenti che hanno dato vita alla Cineteca di Bologna. E Agostini e Rani hanno anche deciso di donare tutto il loro patrimonio, che era un patrimonio gigantesco, di enorme valore, un patrimonio di migliaia di fotografie, centinaia di sceneggiature, soggetti, migliaia di manifesti cinematografici e oltre 2000 pellicole, oltre 2000 titoli di pellicole di 35 mm che sono state il primo nucleo rilevante della Cineteca di Bologna, che hanno consentito alla Cineteca di nascere forte. Ecco, quindi anche questa dimensione di lasciare al futuro, di lasciare alla città il frutto, i frutti del suo lavoro. Mi fermerei qui e vi lascerei la parola. Forse però varrebbe la pena di ricordare che prima della gestione della sala di Lugo c'era stata l'esperienza della Resistenza. Beh, certo. Ecco, ovviamente. Forse tutti conoscono e credo che siano dentro a tutta questa attività. No, hai ragione, io ho dato un po' per scontato che la prima parte della vita di Gino fosse conosciuta, anche perché oggi non casualmente è il 25 aprile e quindi la giornata per ricordare la sua attività era
che era veramente molto rilevante. Non c'è dubbio che Gino sia stato un partigiano tutta la vita, ecco, avesse quella incredibile tempra, quello sguardo così carico di speranza e di capacità di incidere sul presente, che è la nota comune di tutti i partigiani che ho avuto la fortuna di incontrare. Ma di questo, ecco, della sua origine umilissima, del suo essere diventato forse troppo presto un ragazzo di bottega e della sua esperienza di guerra, lasciamo a lui direttamente la parola. Certo. Tutta la resistenza. Dove ero? Ero sopra a Imola.
nella 36esima Bianconcini, brigati arrivati, e era comandante di compagnia di queste brigate che erano dalla brigata, abbiamo fatto tante operazioni militari e poi abbiamo avuto la possibilità alla fine di attraversare il Tumbriuccio, perché avevamo un grosso combattimento contro i tedeschi perché c'era la linea gotica, erano dietro la linea gotica, finché non avevamo anche parecchi morti e eravamo già dispersi perché la parte della brigata era già andata da un'altra parte ed era già andata di là e noi eravamo gli ultimi, quindi riuscimmo a trovare delle guide, ci facevamo portare, eravamo di comando in Toscana e lì vincono con gli inglesi. Tanto c'era la liberazione, quindi dopo la vedevano ancora, c'era la linea gotica che era ferma. Arrivavamo lì, ci mandavano a Firenze, da Firenze non ci davano niente, eravamo senza, in una scuola, mi ricordo, prima per terra, freddo, fu un disastro. E poi dopo di lì cercavamo di vedere di muoverci con il comando inglese e americano e ci mandarono noi nella zona di Marradi a mettere a posto le strade perché dovevamo passare anche al Marti. Infatti noi quando scendemmo dalla montagna la prima cosa che vedemmo una fila di caramanti che non finiva mai e noi volevamo andare a combattere di nuovo per far, perché la nostra casa non era liberata, allora ci tolse tutte le armi e poi dico, no, voi avete finito. Poi dopo, poi di lì andammo a finire nella, ci fu la famosa armata di liberazione cosiddetta, che fu a Roma, e l'esercito democratico che veniva fuori, e noi andammo volontari, riuscimmo a andare volontari, e ci mandarono poi sul fronte di Alfonsina di Ravenna. Di lì sul Gianterno cominciò la battaglia finale, e andammo fino a piedi, fino a Venezia, facendo a gare con gli inglesi con l'ottava armata perché loro volevano arrivare prima di noi, ma loro non arrivavano. Noi invece eravamo la cittadinanza, la quale quando sentivano che eravamo vestiti come gli inglesi, ma sentivano che eravamo italiani rimanevano sorpresi e ci aiutavano anche a darci da mangiare. E la gente, i contadini, il buttavano. Con le barche ci facevano attraversare un po' e avevamo fretta per arrivare, difatti arrivavamo prima e di lì cominciò a venire anche il principe, allora cominciò a far capire che anche l'esercito nuovo italiano, nonostante che abbiamo avuto anche lì delle difficoltà differenti, perché ci aveva appena finito così la guerra, in questo senso ci vorrebbe tutti quelli che ormai ci capitano. Ci mandavano a casa con gli adanti e non volevano che fossimo presenti. E avremmo delle battaglie anche lì, ma così, passare tanti anni. Nel contempo io giravo il mondo, vedevo anche delle altre cose. Quando andavo a Londra, a Parigi, a New York, oppure a Los Angeles, in giro, notavo anche i momenti di trasformazione che loro facevano e notavo che si mettevano a Parigi, come il cambio lì, che loro muovevano e buttato lì giù un cinema, aperto un cinema lì e faceva queste multisale. A che queste cose io mi rimasero impresse e poi si cammina, si lavora, si vede e alla fine cambia anche le sale. E infatti noi qui, attraverso il noleggio che avevamo avuto, che avevamo messo insieme anche un po' di pecunie, di soldi, ci troviamo di fronte al fatto che Logan, che era un teatro, cinema-teatro, che non era mai andato bene e che ultimamente faceva soltanto le luci rosse per la vita, era in vendita. Era in vendita.
ovviamente a condizioni anche abbastanza accessibili, perché erano morti i proprietari e c'erano rimasti gli eredi, e gli eredi erano magari i figli di questi proprietari morti, e per non andare d'accordo dicevano la chiude, la comprano. Comprammo questo cinema e lo tenemmo lì così in attesa di vedere gli sviluppi. Intanto avevamo preso queste cose che entra nel quadro della nostra attività per l'allargamento con l'agenzia dei problemi del cinema, anche lo occupiamo per i nemici. E così venne la faccenda dell'Holman. Nel medesimo tempo c'era il rialto che era di quell'attività culturale che aveva in affitto, mi chiamava, mi dimentico, ma andava male. E anche quello è un altro cinema, lo prendevo in affitto noi, per salvare queste cooperative di una cooperativa. Allora mi ricordo che avevo fatto allora un sacco di debiti, allora ci mettiamo d'accordo, noi pagammo noi questi debiti piano piano e ci possessamo dell'affitto, sostituiamo questo e prendiamo questi locali. Finché anche questo arrivò un momento in cui anche lì i proprietari volevano disfarsi perché non era redditizio. E lì cominciarono gli imprenditori costruttori a cercare questi spazi nella città per fare appartamenti. Infatti i titolari si dissero: noi dobbiamo vendere il locale perché qui non prendiamo poco, niente, quindi noi avevamo un diritto di prelazione e lo decidemmo di prenderlo noi e far valere il nostro diritto di re. E infatti fu fatto la seconda sala. Ma contemporaneamente, adesso posso dire gli altri, ve li faccio dire perché la mia testa non arriva fino a quel punto lì, di tenermi in mente, ma sono parecchi anni. A 20 anni mi hanno portato una tal militare, per Roma, e poi dopo di lì mi sono rimasto. Momenti anche di racconto, di cosa. Credo che comunque chi non lo conosceva abbia avuto un'idea, no? della forza anche che emanava Gino sempre. E allora adesso però lasciamo la parola ai giovani, no? Di cui si è parlato molto stasera, ma che fanno anche, e io chiamo qui i giovani del Kinodromo. Cominciamo uno per uno, piacere. Allora, comunque vi presento Giulia Giapponesi, Daniele Tanozzi e Lucia Malerba. Ci lasci così? No, buonasera a tutti, fa dispiacere un dito, buonasera, ok. Buonasera a tutti, noi siamo, io sono Giulia Giapponesi, Lucia Verba e Daniele Tanozzi, siamo tre membri dell'associazione Kinodromo, che è l'associazione Kinodromo che da ormai 3 anni collabora con SEAC Film alla programmazione del Cinema Europa di Via Catalata 33. Siamo quindi in debito con Gino Agostini, prima di tutto per aver creato quello che ha creato. Come tutti i cittadini bolognesi siamo in debito con Gino Agostini, perché aver avuto la possibilità di vedere tutti i film che negli ultimi 50 anni abbiamo visto al Rialto, all'Odeon e sicuramente anche a Roma d'Essè, credo sia un'occasione che non tutti i cittadini di tutte le città hanno. Come ha ricordato anche prima Friarelli, il cinema oggi più che mai è in crisi e è davvero una fortuna per una città poter contare su questo tipo di sale e su questo tipo di programmazione.
è anche una, stata una fortuna per noi dell'associazione Kinodomo, perché 3 anni fa eravamo in cerca di un cinema che ci ospitasse la nostra idea. La nostra idea era fare vedere il cinema che raramente è possibile vedere nella solita programmazione, diciamo, negli ultimi anni aveva privilegiato un po' le cose mainstream rispetto a una programmazione indipendente e soprattutto del territorio. Il nostro punto di vista era un po' privilegiato perché, essendo tutti più o meno professionisti o appassionati del cinema, ma professionisti anche dell'audiovisivo sul territorio, avevamo accesso a tutta una serie di film e anche altri prodotti che la maggior parte del pubblico non riesce a vedere, perché per tanti motivi che non staremo qui a elencare non è possibile vederli al cinema. E cercavamo un cinema che ci desse la possibilità, insomma, di fare vedere questi film un po', non direi difficili perché non sono difficili, però che magari non hanno il nome di grido del regista o dell'attore. E in Gina Agostini, nella SAC Film, abbiamo trovato un esercente coraggioso che, visto anche che c'era uno dei cinema del loro circuito, che è l'Europa, che in quel periodo non stava andando benissimo, ha voluto scommettere su di noi, si può dire, è stata una scommessa. E quindi io penso che anche il coraggio che abbiamo visto nelle parole di Gino sia stato tramandato in qualche modo, perché dare a un branco di ragazzi che avevano anche un po' la fama di gente che occupava dei cinema, cosa che in parte può anche essere stata vera in passato, avere dato la possibilità di poter essere ospitato in Europa è stata qualcosa di coraggioso. Coraggioso, e noi in questi anni abbiamo visto tanti film, per cui quando ci hanno detto che oggi, questa sera, si presentava il premio Gino Agostini Cinema e Democrazia, ci interessava sapere questo premio a chi l'avrebbero dato, come avrebbero pensato di gestirlo. Ma essendo un premio del tutto nuovo e un'idea, insomma, che mi pare sia venuta fuori nelle ultime settimane, se non negli ultimi mesi, non hanno mai dato a nessuno. Allora noi abbiamo detto, ok, negli ultimi 3 anni abbiamo visto tanti film, quale potrebbe aver vinto il premio Cinema e Democrazia? Almeno quelli dei film che vediamo noi, diciamo, i film del Kinodomo, quindi film indipendenti, film del territorio o film in qualche modo insoliti. Beh, allora noi abbiamo 3 idee, che sono 3 film e 3 storie di democrazia viste da 3 punti di vista abbastanza diversi. Noi siamo 3, non a caso, perché ognuno di noi ve ne racconterà uno in breve, vi spiegherà perché vale la pena di andarlo a recuperare se non l'avete visto, o magari di rivederlo se l'avete già visto. Passo la parola a Daniele, che vi parlerà del primo. Con il video direttamente, quindi da qua è bella, però prima no, questo qua il titolo di questo file l'ha deciso da me. Fermo un momento perché, scusate, volevo proprio... Quindi parliamo di quello che è stato definito, una definizione che è stata attribuita a Amnesty International come la più grave sospensione dei diritti democratici in uno Stato occidentale dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Per cui, insomma, partiamo questo breve viaggio in 3 film parlando di cinema e democrazia, parlando di cinema di come il cinema può rappresentare una situazione in assenza di democrazia, quindi un po' una situazione opposta rispetto a quella democratica. Possiamo andare avanti. Diciamo di 2-3 settimane fa, la Corte Europea di Strasburgo ha condannato l'Italia per, diciamo, accogliendo il ricorso di una delle persone che dormiva alla Lier quella notte, Arnaldo Cestaro, che era già allora sessantenne militante di Rifondazione Comunista, che ha riportato
delle ferite, dei danni in seguito a quel pestaggio e ha fatto ricorso alla Corte Europea che ha accolto questo ricorso. Ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea sui diritti umani, che dice che nessun individuo all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea può essere soggetto a tortura o comunque diciamo a pene che comportano in qualche modo la sua umiliazione, diciamo così. È una condanna che quindi non è tanto dovuta alle violenze che ci sono state nella Diaz, prima, dopo la Diaz, ma è una condanna all'Italia in quanto dovuta proprio al fatto che non è possibile in Italia, non è stato possibile per certi aspetti neanche identificare, ma comunque in generale non è stato possibile provvedere punizioni adeguate o comunque provvedimenti adeguati per coloro che sono stati responsabili di queste violenze all'interno della polizia. Quindi più che altro si viene denunciato da parte della Corte Europea un problema strutturale, cioè l'Italia non ha una legge sulla tortura e quindi non ha strumenti in grado di appunto di sanzionare questo tipo di reato. Per cui viene di fatto detto dalla Corte Europea che c'è in qualche modo una carenza di uno strumento di democrazia, c'è un vuoto, c'è una lacuna dal punto di vista della democrazia. Il film Diaz, che è del 2012, di Daniele Vicari, qua c'è il regista stesso che per fortuna ho letto una sua intervista dove dice che neanche lui sa dove si mette esattamente l'accento, quindi mi ha sollevato un po' da questo dubbio. Comunque lo chiamo Vicari alla bolognese un po', e si trova di fronte al problema di come rappresentare una situazione di mancanza di democrazia, dove la democrazia viene effettivamente meno. Che problemi comporta questo per un regista appunto che si trova davanti a questo tipo di situazione? Anzitutto ovviamente comporta la difficoltà di dover trovare delle soluzioni a livello di produzione non banali. Gran parte del film Diaz è stato girato a Bucarest, non a Genova. Gli esterni della scuola Diaz, gli esterni della caserma di Bolzaneto, tutte le scene degli scontri sono dovute, diciamo, essere girate a Bucarest, perché a Genova ci sarebbero stati problemi. Quindi già dal punto di vista produttivo il dover rappresentare appunto una situazione così controversa all'interno dello stesso Stato dove sono avvenuti questi fatti è stato un qualcosa di problematico che appunto ha dovuto comportare delle soluzioni alternative. Quello che però volevo provare appunto su cui volevo provare a riflettere molto brevemente era a livello di rappresentazione appunto di questa situazione, quali scelte ha cercato di fare il regista. Ha dovuto fare delle scelte, cioè ha dovuto privilegiare un aspetto rispetto ad altri e ha privilegiato decisamente l'aspetto emotivo, l'aspetto umano, diciamo, non che non sia stato affrontato l'aspetto politico, diciamo che la dimensione politica c'è una sequenza più o meno a metà del film dove si vedono il prefetto, si capisce, insomma, c'è un atto d'accusa reale, diciamo, nei confronti dei piani alti che in qualche modo determinano, decidono, diciamo, determinano il pestaggio prima, per cui diciamo si capisce che la decisione viene decisa ai piani alti, però il livello politico viene lasciato tutto sommato sullo sfondo, viene privilegiata invece la dimensione umana, cioè quello che veramente Daniele Vicari cerca di rappresentare, cerca di mettere in scena è, dal punto di vista emotivo, come possono reagire le persone quando si ritrovano in una situazione dove di fatto vengono cambiate le regole, per cui c'è un qualche cosa che
non va, cioè, c'è come una specie di sentirsi in trappola, che non è solo determinato dal fatto chiaramente di ritrovarsi all'interno di una scuola, quindi di un edificio, quindi di una situazione claustrofobica da un certo punto di vista, quindi cioè angosciante diciamo anche dal punto di vista fisico, ma proprio il trovarsi in un tipo di situazione, di trovarsi in trappola, il sentire di non avere più niente a cui aggrapparsi, quindi lo spaesamento, quindi lo spavento. C'è una scena, un'altra sequenza abbastanza famosa del film, che è una sequenza durante il pestaggio in cui tutti i ragazzi hanno le mani alzate, ci sono i poliziotti che corrono da una parte e dall'altra e si sentono le urla, anche se i poliziotti in quel momento non stanno picchiando nessuno, però c'è questo momento di sospensione in cui si sentono le urla di tutti dei ragazzi, perché è il terrore di non sapere veramente cosa sta succedendo, quindi la volontà, diciamo, del regista, anche da quello che ha dichiarato lui stesso in varie interviste, è stata quella di cercare proprio di mettere in scena come una persona può, e anche un gruppo di persone può reagire quando all'improvviso percepisce l'assenza di un diritto fondamentale, che è il diritto alla democrazia, infatti i principi della democrazia. E inoltre c'è anche un altro aspetto, che è quello della coralità in generale delle vicende, cioè non ci si affida non ci si focalizza solo su uno o due personaggi in particolare, non ci si affida a un attore famoso, ci sono degli attori famosi, però come Claudio Santamaria e Elio Germano, però ognuno ha una piccola parte all'interno del film. Tutti quanti sono personaggi che si riferiscono a persone fisiche che effettivamente erano presenti a Genova, però in qualche modo la storia, diciamo, quella con la S maiuscola, la protagonista, mentre tutti questi personaggi in modo molto frammentato attraversano gli avvenimenti di Genova, non si sa da dove vengono, non si sa dove vanno a finire, e quindi diciamo sono un po' ognuno è un piccolo elemento, diciamo, di questa storia, però appunto non è tanto questa, non è tanto una singola vicenda che si vuole ricostruire, quanto appunto ognuno di questi piccoli personaggi con la sua piccola storia può reagire in una situazione di questo tipo. Per cui appunto è molto concentrato, tutto si concentra molto sulla dimensione emotiva, sulla dimensione umana. Se questo più o meno funziona, diciamo, se è un risultato che paga oppure no, chiaramente dipende un po' dalla visione soggettiva che ognuno può avere del film. Di sicuro c'è il fatto che questo è stato un film che ha avuto critiche sia da sinistra che da destra, e questo potrebbe essere un indicatore, di solito è, del fatto che effettivamente è riuscito a scavare un po' in profondità, diciamo a toccare qualche corda che normalmente, magari restando in superficie, non viene toccata. Da destra ci sono state ovviamente le critiche dei sindacati di polizia, del COSIP se non sbaglio, ma anche di altri, che hanno rimarcato come appunto vengono decontestualizzati gli avvenimenti della Diaz e come si parla poco degli scontri dei giorni precedenti e dei danni causati dai Black Bloc. Però anche da sinistra, lo stesso Vittorio Agnoletto, che era il presidente del Social Forum all'epoca, vedendo il film dice che comunque non è stato sufficientemente coraggioso in certe cose, non vengono fatti i nomi, non vengono mostrate delle torture che sono state effettivamente certificate, ma non vengono mostrate all'interno del film. Quindi in qualche modo dall'una e dall'altra parte rimane qualcuno scontento, però probabilmente diciamo che quello che il commento che forse io tengo più in considerazione è quello di un altro membro di un altro sindacato di polizia, che è il SIULP, che si chiama, se non sbaglio, Rita Parisi, che dice che Diaz è un film comunque da vedere, perché è un film che... Davvero? Sì. Ok, sì.
Non ci posso credere. Beh, dopo approfondiremo questo punto e quindi magari può dire direttamente lei con le parole esatte. Cosa ha detto? Praticamente il senso è comunque che è un film che più che dare risposte pone delle domande e quindi diciamo è importante per questo, perché lascia una serie di domande aperte su cui ognuno si può interrogare e appunto non vuole dare delle risposte ma fa porre delle domande. E quindi questo, credo di aver già un po' sforato il mio tempo, quindi finisco qua. Volevo dire una cosa ancora, che ho letto, io non ho incontrato mai Gino Agostini, però ho letto la frase che c'è sulla pagina del Circuito Cinema, una sua frase di un'intervista del 1993 dove lui dice che il cinema è bello tutto e che è la cosa bella del cinema è che è bello poter raccontare delle bugie per dire la verità. E in rapporto a Diaz, a me piace anche pensare che a volte possa essere vero il contrario, cioè che certi film, dicendo la verità, aiutano a smascherare le bugie, certe bugie che vengono raccontate nella realtà, nel cosiddetto mondo reale, che è quella che noi chiamiamo la realtà, ma che magari a volte è meno vera rispetto alla sua rappresentazione dentro un film. Ok. Special Need, che è un film del 2013 che abbiamo avuto anche l'occasione di proiettare al Kinodromo esattamente un anno fa, proprio intorno al 15 di aprile. Ed è un film che tratta un altro tema, diciamo, che si sposa con quello della democrazia e della difesa dei diritti civili, perché riguarda la storia di un ragazzo autistico e del suo bisogno di conoscere la sessualità, la scoperta dell'avere una compagna, dello stare con qualcun altro, il bisogno che a un certo punto prova questo ragazzo di capire cosa significa avere anche una vita sentimentale. E la sua scoperta, aiutata da questi due amici, di cui tra l'altro anche il regista, che lo accompagnano in questo viaggio, per cui questo film diventa anche un po' un viaggio di formazione, il topos del film, del viaggio on the road, che lo accompagnano nel tentativo di trovare una soluzione o comunque di aiutarlo in questo momento di passaggio della sua vita. Vi faccio vedere il trailer così poi possiamo commentarlo. La storia parte in realtà da, diciamo, una storia vera. Il regista, che è anche il protagonista, che si chiama Carlo Zoratti, nella sua città, a Udine, in realtà a Terenzano, vicino a Udine, rincontra dopo tanti anni un suo compagno di classe, che è appunto affetto da autismo, che è Enea, il protagonista del film, e lo ritrova cresciuto, lo ritrova un adulto, lui lo ricordava un bambino ancora, un compagno di classe, giochi con l'assistenza, perché comunque un bambino un po' diverso dagli altri, però comunque in una dimensione diversa. Lo ritrova adulto, un pomeriggio alla fermata dell'autobus, si mettono a parlare e Carlo, il regista, si chiede come sia diventare adulti, affrontare tutto ciò che comporta la crescita con questa disabilità che è l'autismo, questo problema, come cosa significhi affrontare tutto ciò che comporta la crescita. Se le problematiche che uno normalmente ha, tra l'altro, già nella vita quotidiana, possono essere più difficili, per esempio il trovare una compagna, anche le necessità, il bisogno di un'educazione sentimentale, tra virgolette, come possa trovare la propria strada. Allora si mette a parlare con Enea e gli chiede, così un po' scherzando, ma tu ce l'hai la ragazza? E lui dice no, io non ce l'ho perché sono un po' picchiatello, veramente c'è anche nel film, lo dice. Allora il regista si un po' divertito da questa battuta
inizia però a riflettere su questa cosa e gli propone: perché non facciamo un film insieme? E ne accetta e inizia così la loro avventura. Ci hanno messo credo 4 anni a farlo, perché hanno iniziato parlando con i parenti, ovviamente parlando con gli amici e poi cercando qualcuno che li aiutasse, cercando un produttore, e non hanno avuto tanta fiducia e non hanno avuto tanta fortuna in realtà, non hanno trovato un produttore abbastanza coraggioso, tanto che sono dovuti andare all'estero. E il film è stato prodotto poi da una società tedesca. Però insomma, dopo tante ricerche e dopo 4 anni di interviste, chiacchierate, incontri, ce l'hanno fatta. Hanno fatto questo film che è un po', diciamo, a metà tra il documentario e la finzione, è stato definito un docudrama, non so esattamente cosa possa voler dire questa definizione, però insomma è un po' a metà. Il fatto è che la cosa bella, la cosa interessante è che mostra il rapporto di questo ragazzo con il tema non tanto della sessualità anche, ma anche proprio dell'educazione sentimentale, della ricerca di un rapporto con l'altro che fa fatica ad avere. E la cosa che però si nota guardando questo film, la cosa che proprio tocca tantissimo, è il fatto che Enea, il protagonista, in realtà sia un ragazzo fortunato, perché Enea ha di fianco 2 persone, che sono il regista Carlo e l'altro loro amico Alex, che lo aiutano in questa ricerca, che prendono a cuore il suo caso e gli dicono: dai, ti aiutiamo noi, vieni con noi. E partono per questo viaggio che li porterà fino in Austria, prima in un bordello, e poi in Germania invece in una casa dove proprio ci sono degli specialisti che aiutano persone con delle disabilità ad avvicinarsi alla sessualità e al rapporto con l'altro. Quindi Enea ha la fortuna di trovare delle persone aperte intorno a lui che lo aiutano, lo guidano, lo trattano tra l'altro come un pari. E inoltre Enea è fortunato anche perché è un ragazzo molto sveglio di cuore, non si può non volergli bene, è proprio a un livello di disabilità abbastanza leggero, diciamo. Però bisogna tener conto che spesso ci sono molti casi molto più gravi, e soprattutto non sempre si ha la fortuna di trovare di fianco delle persone come gli amici di Enea, che aiutano ad affrontare i momenti magari più difficili e che hanno questa apertura mentale anche, perché tra l'altro la sessualità è un tabù che riguarda tutti. Figuriamoci delle persone che hanno già anche altri ostacoli da superare. Quindi in questo caso noi abbiamo davanti quasi una fiaba, perché viene messa in scena con dei toni fiabeschi, anche dei colori un po' virati verso il giallino, dei toni caldi. È messa giù in maniera molto leggera e sognante la storia, però affronta dei temi serissimi. Quindi cosa faremmo noi, per esempio, se ci trovassimo davanti a una persona così, se qualcuno ci esternasse il bisogno di un approccio diverso all'altro? Riusciremmo ad avere l'apertura mentale per dargli il supporto necessario? È una domanda che questo film fa porre. Non ci sono risposte, però è importante sottolineare come questa sia, da un certo punto di vista, una situazione normativa lacunosa, cioè lo Stato dovrebbe fornire il diritto il supporto innanzitutto alle famiglie e alle persone, e poi il diritto a una felicità e a un'educazione che non lasci da soli. Perché il problema è questo. Ho scoperto che ci sono delle associazioni, diciamo, delle realtà che danno appoggio ai bambini e ai ragazzi autistici dagli 0 ai 14 anni. Dopo i 14 anni però vengono lasciati da soli praticamente, cioè la scuola a volte dà un minimo di appoggio, ma minimo. Vengono lasciati da soli i ragazzi e le loro famiglie anche, perché il problema è anche delle famiglie. E le strade che le famiglie prendono possono essere, in linea di massima ovviamente generalizzando, 2. La ricerca dell'aiuto negli altri, quindi la ricerca magari di
realtà, associazioni che possano dare un supporto, una vicinanza, o la chiusura totale. Spesso le famiglie si chiudono in se stesse, non frequentano più altre famiglie, non frequentano più altri ragazzi, un po' per proteggere magari il loro bambino, il loro figlio, non sapendo come affrontare questa situazione. E quindi appunto in questo caso Enea è fortunato, la sua famiglia è abbastanza aperta, nonostante i genitori che si vedono nel film a un certo punto dichiarino: noi non avevamo mai in realtà parlato di questo aspetto, di questo bisogno di Enea di conoscere una ragazza, di provare cosa voglia dire avere una ragazza, avere la dolcezza di qualcuno di fianco. Noi non abbiamo mai parlato con nessuno. Il regista per la prima volta fa sì che loro ne parlino, però sono due persone molto aperte e all'idea, per esempio, che Enea parta per questo viaggio alla ricerca di un posto in cui mettersi alla prova, non hanno nessuna remora, non è sempre così. Quindi è importante riflettere su questi temi, e anche per questo, secondo noi, noi abbiamo proiettato questo film perché era molto nelle nostre corde, perché noi, oltre a far vedere dei film, vogliamo anche cerchiamo, diciamo, di veicolare dei contenuti e di far riflettere e di creare dei momenti di riflessione. Infatti alla presentazione del film c'era anche Marina Viola, che ha poi scritto un libro sull'argomento che si chiama La storia del mio bambino perfetto, se non sbaglio, sì, che ha introdotto il film, e c'è stato un momento un po' di confronto, insomma, per cui questo è il motivo per cui secondo me questo potrebbe essere un film che, insomma, un possibile vincitore del premio Gino Agostini, nel senso per i temi che affronta e per la forza con cui lo fa e il tocco delicato. Daniele Gaglianone abbiamo avuto l'occasione di ospitarlo al Cinema Europa, al Kinodromo, giusto un paio di mesi fa. È venuto a presentare il suo ultimo documentario qui, che parla della questione No TAV. Anche quella chiaramente è un cinema molto impegnato, sarebbe a pieno titolo anche lui un film da premio di cinema e democrazia. Ma in realtà abbiamo preferito questa volta parlare di lavori di scrittura un po' più finzionali, proprio un cinema un po' più classico. In questo senso Daniele Gaglianone ha fatto un'opera ibrida, ma che a pieno titolo è considerato un film e non un documentario, di cui ora vi faccio vedere un piccolo estratto. Diritti e doveri. Questo l'avevo già preparato prima. Ce l'hai altri, mettili.